Teoria. Così come il Big Bang 15 miliardi di anni fa diede origine all'universo conosciuto, così in qualche tempo, nel non tempo, Dio si manifestò. Esplose anche lui dando origine ad ogni cosa. È stata la sua perfezione a costringerlo a clonarsi in materia, anima e spirito, la scintilla divina. Uno spirito che, pur contenendo in sé tutte le caratteristiche divine, aveva bisogno di prendere coscienza attraverso le infinite possibilità che lo stesso Dio gli aveva concesso. Lo spirito incosciente percorre le vie dell'esistenza attraverso la propria anima incosciente per giungere alla completa coscienza dell'esistente. L'anima grezza, passando da un'incarnazione all'altra, si evolve fondendosi sempre di più con lo spirito, rendendolo consapevole di ciò che l'anima scopre nelle sue innumerevoli esperienze. Per quanto l'anima si evolva, permettendo allo spirito di prendere coscienza di ciò che è, non basterà l'eternità per abbracciare tutto ciò che è lo spirito, perché esso è la scintilla divina. Quello che ho incontrato la notte dell'11/6/2001 era quella scintilla, clone di Dio, la mia scintilla. Aveva una personalità, anche se è una cosa assurda. Sono sicuro di aver percepito chiaramente una personalità. Era spiritoso, come me. Era uguale a me. Io ho una personalità, una scintilla divina con la mia personalità. Dio è la somma di tutte le personalità. Ognuno di noi è una personalità di tutte le personalità di Dio. Le anime sono come gli atomi dell'esistente, che esistono nel mondo dei sensi, ma sono anche il mezzo attraverso il quale la scintilla divina prende coscienza di sé, diventando parte della coscienza universale. La coscienza universale non è Dio, ma solo un elemento di infiniti elementi che fanno parte di Dio. Non potendo superare la propria caratteristica, lo spirito non può essere tutti gli altri spiriti, perché la propria caratteristica glielo vieta. Pur appartenendo alla coscienza universale, non potrà mai avere coscienza della coscienza universale che è in Dio. Dio è la somma di tutte le coscienze di Dio. E quante sono le coscienze di Dio? Infinite.